Buonasera, benvenuti alla quarta puntata dei video tutorial delle pigottine di Wanda. Questa sera realizzeremo una pallina di Natale freddolosa, la chiamiamo così, nel senso che gli facciamo una sorta di maglioncino. È un progetto molto semplice anche questo, perché possiamo anche recuperare dei vecchi maglioni, quindi usare le maniche di vecchi maglioni, tagliarne via un pezzo, ricoprire la pallina e creare quello che è il maglioncino del nostro pupazzetto. Allora, per questo tutorial serve una palla di polistirolo, una sfera di polistirolo da 90 mm, alla quale noi inseriremo questo pezzettino di tubolare che, come ho detto, si può creare anche o con un pezzo rettangolare cucito nei due lati lunghi, quindi si crea il tubolare, se no con un pezzo di manica di maglione. Inseriamo la nostra pallina all'interno del tubolare, arricciamo la parte di sotto e andiamo a chiuderla con un nodino in questo caso, perché tanto rimane fissa, e poi tagliamo via. La parte di sopra la lasciamo abbondante perché? Perché possiamo rigirarla verso l'interno, non importa fermare i fili perché comunque rimarranno tutti interni. La possiamo ripiegare per 5-6 cm e con l'ago e il filo con la stessa lana andiamo a creare una filzetta, si chiama così il punto che arriccia, in questo modo su tutta la circonferenza del tubolare, avanti e indietro, fin quando non l'ho chiuso completamente. La tiro in questo modo e chiudo. Facendo così ho fatto il maglioncino alla pallina. Poi mi aiuto con un barattolo per tenerla appoggiata. Prendo un pezzo di pizzo alto 8-9 cm, un pochino alto, potete usare anche dei pezzi di stoffa, però un pezzo di pizzo è molto più carino. Prendo ago e filo e lo arriccio. Anche qui posso stare a 1 cm circa dal bordo. Per quanto riguarda lunghezze, grandezze, tutto quanto, vi ricordo che sul sito www.lepigottinedivanda troverete tutte le indicazioni e i progetti dei tutorial che vi presento nelle varie puntate scaricabili gratuitamente. Quindi facciamo la nostra bella ricciatura lungo tutto il perimetro, in questo modo, tutto per la lunghezza. Perciò, se vedete, non servono dei punti particolarmente difficili, è un dentro e fuori per tutta la lunghezza. E prima di chiuderlo, cosa faccio? Lo vado ad appoggiare alla pallina, glielo appoggio e lo vado a chiudere stringendo un pochino, così, in questo modo, così. Riposiziono tutta l'arricciatura in modo che non sia troppo arricciato da una parte o dall'altra e qui ho il vestitino fatto. Prendo una pallina ricoperta con la toile, come avete visto nella prima puntata, e vado a creare la sua conciatura. Quindi col filo di lana faccio su 3 dita la frangetta, sempre qualche giro, taglio, taglio e taglio. Sopra, appena sopra agli occhietti, metto un po' di colla, appoggio i fili di lana, col dito li tengo stretti e vado a appiccicare per bene fino dietro, così. Se c'è qualche filo in eccesso lo posso rifilare tranquillamente, così, in questo modo. Poi, un altro pochino, via. Poi faccio
faccio sempre con la lana la mia matassina, 50 centimetri circa, sul nodo goccina di colla e la vado a incollare appena sotto la cucitura della faccina. A testa in giù vado a definire quello che è il contorno del viso con la colla, sempre poca colla mentre si fanno le acconciature, perché troppa colla fa dei pacciughi e non aiuta. Finisco di incollare l'altro contorno del viso, ridistribuisco i capelli e poi con le mani faccio questo arrotolamento, li arrotolo su se stessi, così, fin quando non trovo la posizione che mi piace, in questo modo, e con qualche punto di colla la vado a fissare. Così. Basta solo qualche puntino nei punti dove c'è l'arricciatura, l'arrotolamento, diciamo, ed è sufficiente. Poi devo posizionarla sulla pallina. Quindi colla, in questo caso abbondante colla quando dovete attaccare una faccina, perché sennò non sta attaccata. La posiziono, spingo e aspetto qualche secondo che faccia presa. Così. Dopodiché ci facciamo sempre una piccola decorazione sopra, sopra all'acconciatura, come abbiamo visto nella seconda puntata delle acconciature. Mettiamo un goccino di colla, appoggiamo e col bulino la facciamo entrare dentro in questo modo, così. Poi adesso dobbiamo fare le alettine. Le alettine le dobbiamo preparare con lo spago che andremo a ripiegare in questo modo a 8. Facciamo una specie di 8 così e così, e lo andiamo a richiudere in questo modo con un nodo. Così ci viene una sorta di ciuffettino, goccina di colla, e lo posizioniamo esattamente dietro alla pallina. Quindi abbiamo realizzato la nostra pallina freddolosa. Vi ricordo che tutte le puntate le potete rivedere e trovarle sul sito e scaricare tutti i progetti che vi propongo gratuitamente. Il sito è www.lepigottinedivanda.it e vi auguro una buona sera e grazie.